Maria gloria a Dio. Con tutto ciò che è in lui, con i suoi pensieri, con i suoi ragionamenti, perché ogni cosa era malvagia. Alleluia. Il Signore disse: io farò scomparire l'uomo, e decretò un diluvio sulla terra e mandò un uomo consacrato. Cioè, ma siamo uno con l'altro. Che significa? Che si chiama Noè. Quel vecchio che tanti anni fa costruì una nave in cima di una montagna, però la fece in ubbidienza alla parola di Dio, cari. Perché questa nave, oh alleluia, questa nave si diventò la sua salvezza. Ecco, oggi il Signore ti chiama, entri nella nave della tua salvezza che è Gesù Cristo, portando ubbidienza al Vangelo, cari. Alleluia! Al Vangelo noi Cristo vive! Il Signore è vero, è reale! Alleluia! Gesù Cristo è vero! Alleluia. Perché il Signore dice nella Bibbia: io sono la via, la verità e la vita. Tu, caro uomo, che non hai la fede, non puoi negare che Cristo non esiste, non puoi dire che Dio non esiste. Gira intorno a te la testa e vedi tutto il creato di Dio. Gloria a Gesù. Vedi te stesso in uno specchio come Dio ti creò in modo così stupendo. Tu sei una creatura di Dio e Dio ha un proposito per la tua vita. No, cara signora, c'è speranza, finché il Signore manda l'Evangelo qua per le strade, c'è speranza. Se non c'era speranza, il Dio nostro non ci illuderebbe in questa maniera. Il Dio non mandesse l'Evangelo se non c'era speranza, ma il Signore dice: ancora c'è speranza. Amen. Se tu odi questo messaggio, non indurire il tuo cuore, affinché la parola della grazia possa entrare in te. È importante in questo giorno a dare ricordo alla nostra provenienza. Noi non siamo partoriti da nulla. Gloria a Dio. Noi non siamo partoriti Alleluia. Dai Big Bang, Bang come gli uomini dicono. Gloria noi a Gesù, abbiamo un guida, creatore Signore, tuoi servi. Amen. Come il nostro figlio, come mio figlio non può dire che io sono creato da nulla. Come il tuo figlio non può dire che io sono creato da nulla, perché tu sei stato con lui per mezzo che questo figlio venne in mondo, pure noi siamo creature di Dio. E oggi è un giorno glorioso per gli occhi di Dio che porta la sua parola in mezzo alla sua creatura, in mezzo a questa creatura che è ribellato così talmente, che a parte Dio odia pure se stesso. Alleluia, Cristo. Perché c'è buio nel cuore dei uomini senza Gesù Cristo, cari. C'è tanto buio, ci sono le tenebre nel cuore dell'uomo, è questo che conduce l'uomo verso la malvagità. Non ce n'è un'altra cosa. Le tenebre che vivono dentro nel cuore dell'uomo fanno dell'uomo un uomo malvagio, partorendo nella mente i pensieri malvagi, mettendoli in atto si compie un peccato. Un peccato è l'omicidio, peccato è la pedofilia, il peccato è la violenza sessuale, peccato è la violenza contro i figli, peccato è odiare il tuo prossimo, odiare il tuo figlio anche se è ribelle, peccato odiare il tuo padre, il tuo genitore. Il Signore non ci odia, cari, anche se noi siamo pieni di disubbidienza, siamo pieni di peccato, il Signore non ci odia. Gloria a Gesù. Ma mandò il suo unigenito figlio, dice il Signore, affinché chiunque creda in lui non perisca, Lord abbia la vita eterna. Lord quello che conta nei giorni d'oggi, anche se gli uomini sono Alleluia. Tanto imbarazzati delle loro lavori, delle loro faccende, guida Padre tuoi servi, benedici i tuoi servi, Padre, fratelli, gloria a Gesù. Ricordati che tu, caro anima, hai una provenienza divina. Amen. Il Signore quando creò l'uomo non la creò per morire, ma l'uomo doveva vivere eternamente, sia con corpo sia con anima, perché il Signore stesso la creò. Amen. Vediamo la meravigliosa opera di Dio nella creazione, cari, anche per coloro che ancora per la prima volta sentono. Tutto ciò che è intorno a noi, il Signore la creò per mezzo della parola. Il Signore che amasse le cose furono. Io il Signore che amò la luce è venuta. Il Signore che amò gli animali sono venuti in esistenza.
ma a te, caro uomo, cara donna, a te, cara creatura, il Signore ti ha creato con le proprie mani. Cercatela il Signore. Il Signore alleluia, ha creato noi con le proprie mani. Il Signore non disse che sia l'uomo, ma il Signore prese del polvere, non l'uomo. Secondo la propria immagine, dice la Bibbia, ma l'immagine non è questa, non è terra il mondo, non è terra il mondo. Il Signore l'ha già cambiato, Dio l'ha già cambiato quando è sempre Dio, lo stesso Dio. Quando è venuto Dio, però gli uomini rimangono lo stessi, disubbidienti a quest'ora, disubbidienti oggi. Questo è il fatto. Non cambiarlo. No, caro, il Signore non vuole cambiare il mondo, il Signore la vuole distruggere questo mondo, perché la malvagità di questo mondo è salito al cielo, però vuole salvare la creatura sua che ha creato con le mani. Il Signore ti sta chiamando, sì. Alleluia, con queste parole. Gloria a Cristo. Gesù Cristo è la via. Alleluia. Gesù è di in eterno, questa è una promessa, cari. Il Signore ha tenuto tutte le sue promesse. Dai tempi antichi i profeti hanno profetizzato che Gesù Cristo doveva venire nel mondo. E Gesù tiene la promessa, egli viene in mezzo ai uomini. Lascia la sua gloria, scese qua in terra in mezzo a noi. Quando noi eravamo tanto indaffarati come ora a mangiare, a bere, a vendere, a comprare, il Signore disse: ravvediti, pentiti dai tuoi peccati, affinché il regno dei cieli possa entrare nel tuo cuore. Se il regno del cielo non entra nel tuo cuore in questa vita, tu non entrerai in quest'ora quando lui tornerà, perché il Signore cerca obbedienza, cari.